L'omicidio di Giacomo, 36 anni, per mano del padre settantenne, ha sconvolto Sant'Antonino di Susa e tutta la comunità. Dentista in pensione, ha soffocato il figlio con un cavetto del computer al culmine di una lite, poi ha chiamato il 112 e atteso l'arrivo dei carabinieri. Antonio Fiorentino, consigliere regionale e amico di Flavio Forlah, lo descrive come una persona. Flavio era una persona straordinaria, è stato mio vice sindaco dal 2004 al 2009, è stato vice sindaco del paese, ha fatto 40 anni il medico di base, proprio interpretando il ruolo di medico nel modo più genuino possibile. Faceva anche il dentista qui in paese. E nel 2016, quando è andato in pensione, gli abbiamo fatto una manifestazione in consiglio comunale consegnandogli una targa proprio perché ha lasciato un sacco di suoi interventi qui in paese. Noi abbiamo una pubblica assistenza a Sant'Antoninese che ha messo in piedi lui proprio perché era assolutamente ben visto da tutti. È una persona di una mitezza, una persona di. Un buono veramente, non sono frasi fatte perché ci troviamo di fronte a un dramma familiare di proporzioni straordinarie. La vittima è Flavio Forlah, questo papà che ha trovato una forza straordinaria per compiere un atto di una drammaticità incredibile. Quindi spero che sia guardato a vista in queste ore, in questi primi giorni. Perché è difficile sopportare poi quando si ritorna in sé e rendersi conto di questa drammaticità di un atto del genere. Una perdita immensa per la casa famiglia di cui era direttore sanitario, così come ha sottolineato suor Angelina. Per casa famiglia è una perdita immensa. Direttore sanitario da 12 anni, per casa famiglia di Sant'Antonino e casa Nazare di Uzio. Siamo esterrefatti perché una persona del genere è solo perché non stava bene. Tutto lì. È una persona da amare, rispettare ancora di più di prima. Il sindaco, Susanna Preacco, ha rimarcato che tutta la comunità si raccoglie intorno a questa famiglia. La comunità tutta si raccoglie attorno alla famiglia, sia a lui, perché crediamo che dopo questa cosa pensiamo che non sarà più come prima, sia ovviamente vicino alla mamma.